Quindi che abbiamo qua? Non c'è ancora vantaggio. Abbiamo appena finito di mangiare quello della Nutella. Sì, e partiamo con i Magnum. Benissimo. Oggi dieta ipoglicemica. Allora ragazzi, buona estate. D'estate fa caldo, figlioli. E l'unica cosa da mangiare, come ho detto nell'altro video, sono cose fresche. I gelati sono la scelta più gettonata. Assaggiare i nuovi Magnum. Non so se avete visto in pubblicità, ve li hanno penso strapassati, perché sono strapassati, sono tre le linee di Magnum, ne manca una. La Magnum pure fa delle combinazioni assurde, poi quest'anno ha lanciato questa nuova linea dove praticamente abbiamo questo interno, come ci fa vedere la scatola perlomeno, questo interno con il cuore di un tipo di gelato e all'esterno il classico crema bianca, uno alle mandorle, o almeno dice toffee flavor ice cream golden chocolate caramelized almonds, quindi penso che ci sia appunto il toffee flavor, dovrebbe essere tipo la caramella al latte, golden chocolate, quindi cioccolato d'oro, e caramelized almonds, quindi le mandorle caramellate. Già sto salivando. Pink lemonade, quindi lemon ice cream, raspberry sorbet e popping candy. Ah. Quindi probabilmente sarà gelato al limone, sorbetto all'interno di more. Sì. E poi popping candy, penso che siano delle piccole caramelline, quelle che scoppiettano. Buono. Alla cosa, alla fragola. Il wonder e l'euforia. Eccoli qua a voi, è il nostro cospetto. Ready to play for pleasure, scan cut now. No, ci interessa. No. Andiamo all'apertura, dai. È diventato acqua sto gelato. Okay. Fa un caldo devastante in questi giorni, ragazzi. Ah, molto premium dentro, dorato. Sì. Tutto a tema. Allora, intanto posso dire una cosa? Sì. Avete rotto il cazzo. Avete veramente rotto il cazzo. Non è possibile che io... Mi state rovinando un'infanzia. Io fin da piccolo... Bravo. Fin da piccolo, quando compravo i gelati, il Magnum, era uno di quei gelati che dovevi comprare solo quando avevi davvero fame. Minchia, da un paio di anni a questa parte, tutti i gelati sono diventati minuscoli. E vedere sto Magnum piccolo così, certo, mi viene da piangere. Ma il coso, il Maxi Bon pure. Guarda, io veramente, mi sta dando fastidio questa cosa. Come per il Winner Taco. Ah. Il Winner Taco era enorme, era gigantesco il Winner Taco. Ultimamente l'ho preso due morsi. No, ma la cosa... O siamo cresciuti noi? La cosa... No, non è questa. La cosa ancora più brutta, sai cos'è? Perché ho il ricordo di quando ero piccolo che i gelati non di marca, quindi non di marca, forse erano più piccoli sì, erano molto più piccoli. Assaggiamo? Sì. Assaggiamo, dai. Un clop. Con la glassa è sempre buona. Il Magnum è sempre spessa, no? Cioccolato buonissimo. Da me si è sentito tutto subito. Sì, sì. Limone fortissimo. Poi c'è il crunch classico. Limone fortissimo. Le caramelline, queste qua, frutti di bosco, di scoppiettare in bocca. Ancora non sono arrivato al sorbetto, però. Un classico, il mio è un classico gelato al caramello. E mandorla. Sì, sì, niente di caro. No? Non è molto meglio questo. Ricorda molto il Magnum. Allora tiro alle mandorle questo qua. Questo è freschissimo, è solo molto fresco. Mm. Perché tutta sta roba qua, lampone, limone, sorbetto, è fresco. Buono, molto buono. Gusti abbastanza distinti e separati. Non stonano. Non è molto dolce. Ti ricordi il Magnum alle mandorle? Sì. Che era enorme, che era una forma diversa pure, no? Molto simile come sapore. Mm. Ti rimane forse un po' di più quella la mandorla che è caramellata qui, ti rimane un po' di più, ma per il resto un semplice gelato al caramello. Tra i due, ovviamente questo è quello più sfizioso, questo qua è quello più un pochettino particolare, sì. Però... Dopo averla mangiata, dopo averlo mangiato, sembra di aver mangiato uno yogurt. Mm. Uno yogurt variegato al cioccolato bianco. Mm. Ti rimane solo quello. Perché comunque il cioccolato bianco liscio, o comunque il cioccolato bianco senza
strane insaporimenti, insapori tipo che so, sai, c'è il cioccolato bianco alla fragola, aromatizzato, bravo. E copre tanto, appanna tantissimo. Però brutto, dire che brutto no. Diamogli voti così ci regoliamo, da 0 a 5 gelati. Per quanto riguarda il tuo, il Magnum Wonder. 2. Minchia. A questo io gli darei 3,5. 3 gelati e mezzo. Perché? Perché è molto buono. È buono. È particolare, ha dei sapori particolari, limone, cose. Ha dei sapori particolari. All'inizio lo senti molto di più. Andando avanti, il cioccolato bianco copre completamente il discorso limone, il discorso, poi si sente sempre nel gelato normale. Cosa che cambia all'interno del sorbetto, cambia di consistenza, perché il sorbetto è più granuloso rispetto al gelato, è meno liscio, meno cremoso, e quindi quello ti dà magari... Forse è un bene perché ti cambia consistenza, è fresco. Perché da me c'è il caramello al centro, perché pure questo c'ha il tocco centrale, solo che aveva la stessa consistenza del gelato, quindi si schiava. Ok, mentre questo qua andava a contrastare questa... Sì. Sensazione in bocca buona. Comunque in sé per sé un ottimo gelato, ma sfiziosi più che altro. È solo per fare i PDQ, per essere giudici. Giuria di questa. Certo. Va bene. Anche perché noi ci mangiamo la qualunque, sì, non è che ci facciamo problemi a mangiare. Animali di panza siamo proprio. Ragazzi, con tanta euforia vi saluto. È molto wonder. Vi salutiamo. Ci vediamo al prossimo video food, ci vediamo al prossimo video in generale. Va bene. Saluti, sallustri, saluzzi.